insieme alla dottoressa Laura Melis, presidente della Fondazione della Ricerca Internazionale Riabilitativa, in una serata dove la riabilitazione in qualche modo trova un momento di solidarietà, perché questo è un compleanno solidale. Sì, Valeria ha avuto questa meravigliosa iniziativa e che noi abbiamo tutti quanti approvato e sostenuto, e anche con Adolfo abbiamo in clinica cercato di dare un taglio solidale soprattutto per questo progetto per il Parkinson, che oggi è una patologia purtroppo molto diffusa e che purtroppo ancora non ha una vera cura, se non appunto queste terapie con questi stimolatori che permettono una vita più umana anche per loro, perché questi pazienti purtroppo nel Parkinson hanno difficoltà a relazionarsi col prossimo e questo li chiude in se stessi ed è una cosa abbastanza grave. E noi nella riabilitazione purtroppo cerchiamo di essere vicini ai pazienti anche attraverso la riabilitazione ambulatoriale. Oggi purtroppo la Regione Lazio sta vivendo un momento veramente difficile e quindi i continui tagli purtroppo colpiscono soprattutto le fasce deboli, e le fasce deboli sono i pazienti disabili che oggi purtroppo non hanno più accesso a tantissime prestazioni. Solo nel campo riabilitativo le faccia conto che con gli ultimi LEA a livello della riabilitazione ambulatoriale il paziente ormai può accedere a 5 prestazioni che sono tutte prestazioni prettamente riabilitative pure, non ha più diritto a terapie fisiche contro il dolore e quindi deve ricorrere per forza a farmaci. Molti di questi non possono prendere farmaci perché sono persone anziane che hanno già una farmacologia abbastanza importante nella loro vita quotidiana e quindi non gli si nega il diritto a curarsi in modo degno e una vita dignitosa. Dottoressa, poi molto spesso quando si fanno i numeri chi sta dietro lo schermo e sente i servizi che fanno i numeri di queste malattie immagina solo i malati, in realtà questi interventi vanno in qualche modo a sostenere anche le famiglie e quindi questi numeri crescono, è un'operazione sociale non solo sul malato ma anche proprio sulle famiglie. Sì, è assolutamente vero, oggi le famiglie purtroppo sono sole. Spesso mi capita di assistere a situazioni veramente tragiche di mamme che assistono bambini o nel caso dei parkinsoniani mogli anziane che veramente anche loro non più autosufficienti che devono assistere mariti perché viene a mancare il sociale e oggi il sociale purtroppo è un'enorme spesa nella Regione Lazio che però non trova la giusta applicazione secondo me, perché spesso e volentieri le famiglie hanno un sostegno momentaneo che in un arco di una giornata una persona anziana è insufficiente, ha bisogno di un reale aiuto affinché la famiglia non si chiuda. E quindi secondo me l'aiutare con la riabilitazione e attraverso queste iniziative il paziente parkinsoniano e come il paziente parkinsoniano e qualunque paziente disabile penso che sia un segno di grande civiltà della nostra regione. Diceva, noi poi abbiamo un approccio medico alla clinica, ecco, la clinica è certamente uno di quei luoghi che scegliamo in un momento di difficoltà, ecco, cosa si attende il malato quando arriva in clinica, cosa sono i servizi, quali sono i servizi che vi vengono richiesti di più? Il malato quando entra in clinica deve trovare un ambiente familiare, cioè una persona che lo accoglie, che non sta accogliendo una persona che si rivolge a un servizio qualsiasi, che può essere un servizio pubblico
sciocco, nel senso non così importante per la propria salute, quale ad esempio dalle poste. Questi sono servizi pubblici importanti, fondamentali, ma non che vertono su un problema così importante come la propria salute. Quindi deve trovare una persona dall'altra parte che si immedesima nella sua problematica, ne accoglie le esigenze e lo aiuta nel percorso, perché il percorso in una malattia può essere molto tortuoso e pertanto il paziente ha la necessità di avere una persona che lo guidi in ogni proprio passo, attraverso dall'accettazione al rapporto con il medico. Tutto quanto deve essere sempre nell'interesse unico del paziente. Un ultimo pensiero a Valeria e un po' a questa idea del compleanno solidale: se fosse una cosa molto replicata, forse aiuterebbe tanto, no? Aiuterebbe tantissimo, perché credo che se ognuno di noi dedicasse un minimo della propria vita, delle proprie risorse alla solidarietà, sicuramente avremmo, ma io parlo anche in termini di tempo, quando noi parlavamo, non so se si ricorda, qualche anno fa si parlava di la banca del tempo, sì. No? E tutto questo purtroppo non trova in Italia un grande riscontro, mentre all'estero ha un forte impatto e un forte riscontro, invece in Italia no. Se noi pensiamo che ognuno di noi potrebbe giornalmente, settimanalmente dedicare una parte della propria giornata ad aiutare anche una famiglia, qualcuno, penso che